Siamo 1-0, questo è importante. Il nostro obiettivo era fare una partita intensa, una partita ad alto ritmo e una partita con le nostre abitudini offensive. Questo era il nostro obiettivo primario. Poi chiaramente la vittoria era benvenuta, quindi diciamo piano, piano rispettato in pieno. Mi sembra che abbiamo fatto una partita correndo, una partita mettendo intensità e poi l'abbiamo anche vinta. Una serie lunghissima, giochiamo contro una squadra con giocatori di grandissime qualità morali e di grandissime qualità tecniche. Negli ultimi 5 minuti ci sono stati canestri di grandissima difficoltà e solo giocatori di così grande talento potevano fare quello che hanno fatto negli ultimi 5 minuti. Siamo stati bravi a rimanere aggrappati, abbiamo avuto un momento a 5 minuti dalla fine in cui abbiamo un po' abbassato gli occhi sulla penetrazione di Mancinelli con un fallo subito da Infante, sembravamo un filino spenti, però sono stati bravi i ragazzi a rialzare la testa e a rigiocare con lo stesso piglio. Queste partite sono partite che vanno giocate fino all'ultimo minuto, se sei sotto o sei sopra, tutto può accadere. Basta vedere l'ultima sciagurata rimessa che abbiamo fatto, che poteva riaprire in maniera diversa la partita. Poi dopo siamo stati fortunati, loro hanno sbagliato due appoggi da sotto e questo ci è tornato a favore perché così abbiamo avuto l'ultimo possesso e hanno dovuto fare fallo e quindi la partita si è aperta. Tommaso in campo, un grande ringraziamento allo staff medico, nella persona di Chicco Castelli, di Gianni Masserano, di Pierpaolo Bruzzi e di Roberto Marocco. Infine Tommaso Raspino, perché io sono tornato mercoledì dal raduno con la nazionale e Tommaso era in stampelle, una caviglia in condizioni decisamente non felici e insomma è 30 anni che faccio questo lavoro, non ho mai visto un recupero del genere, devo dire da applausi tutti e cinque, la grande volontà di Tommo, ma il grande lavoro che ha messo tutto il nostro staff medico per metterlo in campo. Sinceramente, ancora 2 giorni fa non credevo minimamente potesse giocare, stamattina abbiamo fatto l'ultimo summit, lui se l'è sentita e bene, bravo e bravi tutti. Come giustamente ha detto coach Pillastrini, con il quale ci siamo già scontrati una decina di anni fa, lui a Montegranaro, io a Novara. Noi facciamo le nostre cose, noi facciamo le nostre cose, cerchiamo di mantenere il nostro ritmo e di andare nelle nostre abitudini. Poi è chiaro che ci saranno dei piccoli aggiustamenti da parte nostra, come ci saranno da parte loro. Questo fa parte di una serie di playoff a partite ravvicinate, però non cambi niente con distanza di 48 ore. Cerchi di recuperare le energie e di ributtarle nuovamente tutte in campo. Abbiamo fatto 2 mesi e mezzo, oltre le nostre capacità tecniche sicuramente, perché la vittoria in Coppa e la striscia di 9 vittorie consecutive, è una squadra che ha perso anche playmaker titolare e una squadra con tanti bambini, siamo andati obiettivamente oltre il limite delle nostre energie fisiche ma soprattutto mentali. In questi 15 giorni i ragazzi hanno un po' staccato, abbiamo fatto allenamenti un filino più morbidi rispetto alle nostre abitudini, li ho lasciati tranquilli, abbiamo voluto lasciarli tranquilli fino a 3 giorni fa. 3 giorni fa abbiamo un po' riacceso la macchina, alzando un filino i toni in tutti i sensi e loro sono stati bravissimi a farsi tornare pronti ma già da metà settimana, quindi era proprio uno scarico fisiologico e che era necessario, che doveva essere, sarebbe stato preoccupante il contrario. Chilo ha fatto una grandissima partita perché nel momento in cui eravamo un po' in difficoltà con Infante è stato assolutamente consistente. Oli secondo me ha fatto una gran gara rispetto alla gara a Torino di regular season, dove Mancinelli l'ha portato a spasso per tutta la partita. Oggi è stato consistente, ha messo il corpo, non si è fatto portare in giro e si è fatto trovare pronto. Insomma, la partita è negli scontri individuali è una partita complicata perché Mancinelli, Amoroso, i due americani, Evangelisti, Sandri che oggi ha avuto problemi di falli, non è stato della partita, ma è un altro valore aggiunto, lo stesso Gergati sfortunato, gli auguro di poter tornare prima possibile, è un altro giocatore che ti può mettere in difficoltà, quindi la partita dal punto di vista individuale non è semplice, quindi che alcuni nostri giocatori in alcuni momenti vadano in difficoltà, ci mancherebbe. Domani siamo in palestra, faremo video, faremo allenare qualcuno che oggi ha giocato poco o non ha giocato, faremo terapie e lavoro con lo staff medico, quelli che ne avranno bisogno.